Buonasera e benvenuti in questo episodio extra di Pokémon Fire Ash. Oggi andremo a fare un'altra cosa secondaria, diciamo, un'altra cosa di post-game che però ci tenevo a far vedere. Per farlo dobbiamo andare ad Unima. Quindi teletrasportiamoci qui, eccoci qua. Poi prenderemo il nostro bel volo ed andremo. Allora, Driftvale City, vediamo se la troviamo subito. Questa qui. Nope, forse di qui, qui, nope, eccola qua. Driftvale City dovete andare perché lì ci sono delle cose che si sono sbloccate solamente grazie alla fine del gioco. Allora, vediamo un po' se possiamo andarci. Eccoci qui, è esattamente qui. Come vedete qui ci sono un bel po' di costruzioni in cui possiamo entrare. Qui fuori c'è anche Ryuki. Oggi andremo a risfidare tutti i capi palestra delle precedenti. Di tutte praticamente le generazioni, tutti i capi palestra, avete capito bene? Forse dividerò questo video in due parti perché tutti sono davvero tanti, non voglio fare un video di un'ora, però iniziamo subito. E qui c'è infatti Ryuki che possiamo risfidare. Allora, lui se non sbaglio usa Pokémon di tipo drago, quindi gli metteremo davanti un bel Greninja e andiamo. Salve Ryuki. Loro non mi lasciano entrare, dicono che non sono un vero capo palestra, ma lo sono, io sono la vera star dello show. Permettimi di dimostrartelo. Ok, povero Ryuki non lo fanno entrare perché dicono che non sia un vero capo palestra. Allora, battaglia in doppio, ok. Beh, Sceptile non è che convenga molto qui. Allora, andiamo di Ice Beam su Dradigon. E qui io userei un bel cambio. E manderei in campo Heracross. Buon danno. Drago Furia su Heracross e Super Power su Greninja. Ok, ora glieli rispediamo con gli interessi. Allora, Gelo Raggio su Swaylus e andiamo di Trotchop su Dradigon. Ah, non è morto, peccato. Però Dradigon sì. Perfetto, poi Dark Pulse su Greninja non ha molto effetto. E andiamo di invece Dark Pulse noi e Close Combat. Perfetto. E abbiamo ribattuto di nuovo Ryuki. I miei bambini! What a gig, if you play it loud enough, I'll be recognized. Ok, se diciamo rendiamo questa battaglia talmente grande e rumorosa, magari sarà riconosciuto come un vero capo palestra. Ora andiamo a curarci i Pokémon, spero che ci sia un'infermiera anche all'interno della casa, altrimenti ogni volta bisogna fare avanti e indietro dal centro Pokémon, non che sia troppo distante, però è una comodità in più, quindi entriamo qui. Allora, non c'è l'infermiera, ma come vedete ci sono tutti i capi palestra praticamente. Ah no, ok, c'è l'infermiera, perfetto, c'è anche un bel box, un bel pratico box. Allora, iniziamo da qui, iniziamo da sinistra, con i Pokémon, i capi palestra tipo Coleottero, quindi direi di mettere avanti Donphan e Charizard. Vediamo un po' come va, così anche un bel. No, Beracross non conviene poi così tanto. Direi che va bene così, dai, andiamo. Salve? No, devo parlare con qualcuno? Ah, sono pure qui dietro, cioè guardate quanti sono, quanti sono! Sono tutti i capi palestra! Tutti qui ci sono. E questi sono alcuni dei capi palestra di. Vabbè, non sono tutti della stessa regione. Questo è Lem, questa è Camellia, mi sembra. O no, potrei ricordare male. Allora, iniziamo con loro? Ok, bisogna proprio parlargli. Iniziamo con Burg. E andiamo di Earthquake. Ah, si protegge, mannaggia. Earthquake ancora. Ok, ha usato fossa. Beh, Earthquake. Poi, Wirlipede. Lasciamo Donphan. E andiamo di Earthquake. Inizio a usare solo al raggio. Beh, contento te. Io andrò di Double Edge. Ah, mi ha avvelenato con velen punto, mannaggia. Beh, due Pokémon suoi sono andati, poi.
Manda in campo il Divanni. Contro il Divanni io manderei invece un bel Heracross. E andiamo di Pin Missile, super efficace. Perfetto. E infine Swaddle, lasciamo Heracross. E ancora Pin Missile. E abbiamo battuto di nuovo Burg. Ora, curatina veloce. Perfetto. E andiamo a sfidare anche Bugsy. Con Spinarak. E andiamo di Earthquake. Poi Scyther. Contro Scyther invece manderò Pikachu. E andiamo di Thunder Punch. Super efficace, buono. Lui risponde con lacerazione e noi andiamo ancora di Thunder Punch. Poi Metapod, lasciamo Pikachu, tanto è Metapod, voglio dire. Andiamo di Electro Ball e addio. Poi Caterpie, lasciamo Pikachu, non è un problema. Andiamo ancora di Electro Ball. Poi Weedle, ma che Pokémon ha? Scusatemi, ma che Pokémon gli ha messo? C'è Caterpie, Weedle a livello 50 ad un capo palestra. Boh. Di nuovo Metapod. Va bene. Ok. What a shame. What a shame avere Caterpie, Weedle, Metapod. Anzi, due Metapod a livello 50. Effettivamente, che vergogna. Ora sfidiamo anche Viola. O Violetta in italiano. Farà una foto dopo aver vinto. Mi sa che non farà mai più foto in vita sua, la cara Viola. Ok, Surskit contro Donphan. Andiamo di Rock Slide. Perfetto, poi Vivillon. Lasciamo Donphan. Ah, lei ha solo due Pokémon. No, Slowpoke. Peccato. Vediamo se si sveglia. Sa, che culo. Cioè, grazie al Quick Claw ha attaccato per primo, in più si è svegliato e non ha fallito Frana. Cioè, Rock Throw, non Frana. Perfetto, abbiamo quindi completato i capi palestra di tipo coleottero ed ora andiamo da quelli di tipo roccia. Salve, quindi un metro davanti Sceptile che deve farsi un po' di livellini e useremo all'occorrenza anche il nostro bel Greninja. Grant, vai. Tempo di scalare fino in cima. Chiamano in campo Onix. E noi andiamo di Leaf Blade. Eccolo qua, vigore. E questa sarà la palestra del vigore, insieme a quella di tipo acciaio, probabilmente. Poi Tyrant. Lasciamo Sceptile. E andiamo di Leaf Blade. Ah, è vero che lui è anche di tipo drago, ecco perché non gli facciamo troppo danno. Perfetto, abbiamo sconfitto Grant. Ora, salve. Sfidiamo Roxanne. Che manda in campo Geodude. Molti dei capi palestra di tipo roccia sono all'inizio della regione, quindi questi qui hanno pochi Pokémon. E anche relativamente deboli. Però il buon Nospas resiste e ci paralizza. Detto ciò, sono comunque più veloci. E abbiamo sconfitto anche Roxanne. È stata Scald. Va bene. Ora, salve. Roark. Che manda in campo Onix. Vai, Leaf Blade. Di nuovo vigore. Beh, si è appena suicidato, complimenti. Poi, Rampardos. Dai, cambiamo un po' Pokémon, mandiamo Greninja. E andiamo di... No, volevo fare Surf. Vabbè.
anche con extra senso, gli abbiamo fatto un danno senza senso. Ed ecco che Greninja diventa Greninja forma Ash. Poi Geodude, continuiamo con Greninja e andiamo di Surf. Dai, che palle questo vigore. Inizia col rotolamento. Va bene, andiamo di extra senso. Perfetto. E abbiamo sconfitto di nuovo Roar, che prima di andare da Brock, dato che potrebbe avere una squadra molto più forte di questi, curiamoci. Salve Brock. E lui infatti inizia con Steelix. Io direi di fare una bella mega evoluzione. Che dite, eh? Mega evoluzione e Energy Ball. Anche lui fa mega evolvere Steelix. E noi lo colpiamo con Energy Ball. Buono. Ancora Energy Ball. E la battaglia delle mega l'abbiamo vinta noi. Poi Sudowoodo, lasciamo Sceptile. E andiamo di Leaf Blade. Oh, finalmente il nostro Sceptile sale a livello 67. Geodude, lo possiamo colpire con Leaf Blade. Di nuovo vigore. Mega pugno addirittura. Vai di Xyzor. Poi Chansey. Ok. Heracross è tutta tua. Cos'è, l'ha rubato ad un'infermiera Joy? Questo povero Chansey? Vai, Close Combat. Poi, Marsh Stomp. Ritorniamo con Sceptile. E andiamo di Leaf Blade. Ed infine Ludicolo contro Ludicolo. Ma lasciamo Sceptile, dai. E andiamo ancora di Leaf Blade. E abbiamo ufficialmente battuto anche Brock. Olè, fatto. Prendiamoci una pausa qui dall'infermiera e andiamo ad affrontare anche i capi palestra di tipo. Questi qui sotto sono di tipo terra. No, normale mi sa. Questi sono di tipo normale, quindi Heracross saranno quasi tutti tuoi. Vai, partiamo con Komor. E andiamo con Zuffa. Perfetto, c'è solo lui. Poi Norman, vamos. Ok, Slakoth, molto probabilmente possiamo tirarlo giù anche con Missile Spillo. Bastano 3 tick, perfetto. Poi Vigoroth. Contro Vigoroth invece andiamo di Mega Evoluzione e Zuffa. Poi infine Slaking. Zuffa da Mega Evoluto. Ah, complimenti, è più veloce di me. Perfetto, abbiamo ribattuto di nuovo Norman. Curiamoci più che altro per riprendere i punti potenza di Zuffa e andiamo a sfidare Lenora. Che manda in campo Herdier. E andiamo di Zuffa. Dannato che si protegge. Zuffa di nuovo. Poi Watchog. Zuffettina. Ottimo. E abbiamo ribattuto di nuovo anche Lenora. Curiamoci velocemente per riprendere i PP di Zuffa e andiamo a sfidare Marzia.
Eccola qua. No, non Marza, Chiara. Chiara, con il suo fantastico Miltank, mi sa, eh. Che arriverà. Arriverà proprio lui. Allora, Earthquake. Ancora Earthquake. Perché mi sa che Clefairy ha anche il tipo folletto adesso. Poi Miltank, eccolo. Ti aspettavo. Allora, andiamo lì. Mega evoluzione e Zuffa. Vendichiamoci per tutti i Pokémon che hai ingiustamente ammazzato con il tuo rotolamento e sei comunque più veloce di noi. Ecco qua, one shottato Miltank, dichiara, guarda, via, sciò. E infine Nidorina. Perché una palestra di tipo normale dovrebbe avere una Nidorina? Boh, andiamo di Earthquake e addio Nidorina. Perfetto. Ora possiamo sfidare i capi palestra di tipo acqua. Quindi metterò davanti Sceptile e all'occorrenza Pikachu, ma non ce ne sarà bisogno. Iniziamo con Juan. Ecco, lui era uno degli ultimi capopalestra, quindi avrà una squadra bella tosta. Oddio, tosta no, perché noi ormai abbiamo un Pokémon troppo overlivellati per rischiare di perdere qui. Whiscash. E andiamo di Leaf Blade. E poi Milotic. Beh, ancora Leaf Blade, però dopo esserci mega evoluti. Prendiamo un po' di danno in più, va. Livello 68 per Sceptile. Tentacruel. Andrò ancora di Leaf Blade, pur non essendo super efficace. Ancora Leaf Blade. E infine Lugdisk. Il Pokémon più temibile. Guardalo qua. E abbiamo sconfitto anche Juan. Poi andiamo da Omar. Che manda in campo Gyarados. Ok, e ci abbassa pure l'attacco, sto infame. Energy Ball. E pure la velocità. Beh, qualcosa mi dice che sostituiremo questo Pokémon. Doppio tentennamento? Grazie. Ok. Tirato giù Gyarados. Poi Quagsire. Lasciamo in campo Sceptile. E andiamo di Leaf Blade. Pur con tutti i drop l'abbiamo comunque one shottato. E Floatzel contro Floatzel invece andrò di... Ma perché no? Greninja. E andiamo di Dark Pulse. Ah, mi congela però. Va bene, aspettiamo di scongelarci. Perfetto. E addio Floatzel. Greninja vorrebbe imparare idropompa, ma anche no. Perfetto, prima di andare a battere anche Misty, però curiamoci. Perché Misty potrebbe essere un pochettino più tosta del solito. Salve Misty. Non ci andrò facile con te, va bene. Cioè non ci andrò leggera con te. Vanno in campo Goldin. Leaf Blade. Poi Gyarados. Vai, Pikachu è tutto tuo questa volta. Non sprechiamo turni inutilmente. E vai di Tuonopugno. Ah, lo fa Mega Evolvere, è vero. Però è comunque super efficace. Hurricane invece ci fa poco e niente. Andiamo di Electro Ball. Rain Dance, ok. E poi ancora Thunder Punch. Perfetto, Pikachu a livello 77. Poi Stario. Rimaniamo in campo Sceptile. E andiamo di Leaf Blade.
Psyduck, continuiamo con Leaf Blade. Politeon, qua facciamo una mega evoluzione e Leaf Blade. Ed infine Corsola. Leaf Blade. Stiamo tritando tutti i capi palestra praticamente. Ancora? Ancora ho perso? Mi spiace. Mi spiace, cara Misty. Beh, a questo punto, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo primo video in cui andiamo a raffrontare tutti i capi palestra. Vi ricordo che appunto continueremo a farlo nel prossimo video, quindi vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Fatemi sapere chi tra questi che abbiamo affrontato è il vostro capo palestra preferito. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!